Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta a sud-ovest. Quindi a sud-ovest del Rio delle Amazzoni. Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine, se guardi con attenzione è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Ok. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo.